Il bilancio purtroppo ha la tragicità che avete detto. Ora siamo in contatto con la Protezione Civile Nazionale, con l'ingegner Curcio, con Palazzo Chigi, tutto il sistema sta operando per gestire al meglio questa situazione molto difficile e delicata. È chiaro che le operazioni di soccorso si devono svolgere anche in condizioni di sicurezza per il personale della nostra Protezione Civile, però tutto quello che stiamo facendo è cercare di svolgere al meglio le ricerche in queste ore. All'una e tre quarti, una e mezza ci hanno chiamati e che è caduta giù la marmolada, in pratica è caduta giù la cima, insomma, ecco. E la cima non è altro che un grande pezzo di ghiaccio che si è staccato e ha investito tutti quelli che erano sul ghiacciaio, i vari alpinisti che stavano o scendendo o salendo. Noi quando siamo arrivati lì siamo trovati veramente davanti a un scenario pazzesco, perché c'erano blocchi di ghiaccio e sassi enormi dappertutto, e abbiamo cominciato a cercare, poi sono arrivati altri soccorritori chiaramente, e comunque le prime vittime sono state tirate fuori e adesso vediamo.